Questo programma può contenere linguaggio volgare. Benvenuti alla 32esima puntata, 32esimo episodio di Tribuna Rossonera. Oggi con noi, Leo, abbiamo due super ospiti. Ogni settimana ci rinnoviamo con super ospiti perché in questa puntata abbiamo i mattatori dell'ultima partita in casa della nostra Juniores per 2-0 contro Ottavi. Abbiamo Andrea Di Placido e Sasha Quadrana. Buonasera ragazzi. A tutti. Buonasera. E ciao, con ragazzi. Noi purtroppo c'è sempre Leonardo Pera. Che dire? Intramontabile. Che dire? Che dire di questi ragazzi, Leo? Da dove vogliamo partire? Meglio loro che tutto il resto. Meglio loro che tutto il resto. Partiamo allora. Andrea, parti un po' da questa grande partita che c'è stata sabato, questa grande vittoria. Che emozioni soprattutto avete provato a vedere lo stadio pieno e tutta questa grande festa? Allora, innanzitutto, già da tutta la settimana prima si sentiva comunque un'atmosfera un po' diversa, che mi ha ricordato l'ultima partita che abbiamo fatto, poi il campionato di 2 anni fa, sempre con la Juniores, che poi abbiamo vinto a Morena. Quindi c'era molta tensione da parte di molti e ansia anche da parte di qualcuno. E tu come stavi? No, io stavo un po' di ansietta, c'era, però era soprattutto per la partita importante, soprattutto per tutta la gente che comunque era venuta a vedere, tutto quello che si era creato intorno. Certo. E siamo stati molto contenti di tutto quello che hanno poi realizzato i genitori e per questo li ringraziamo. Bellissimo. E niente, poi spero che la partita in sé, con il nostro atteggiamento fin dall'inizio, sia stato il coronamento di tutta la stagione alla fine. Direi che sì, vai Sasha, vai. Allora, è stata una partita tosta e ho iniziato sta frase proprio come l'intervista. Esatto, se poi puoi rivedere l'intervista anche qua. Un minuto e 20. Comunque c'era, diciamo, l'ansietta pre-partita, perché comunque andiamo ad affrontare una partita difficile e diciamo in palio c'era il secondo posto, quindi oltre a far bene davanti ai tifosi c'era anche appunto far bene a conquistare questo secondo posto per avere, tra virgolette, una prima partita diciamo dalla nostra portata, perché comunque dopo giochiamo sabato alle 17 sì, in casa col Civitavecchia, quindi si spera che i tifosi verranno sicuramente e poi dipende tutto da noi. Senti, come la state? Questo è il primo allenamento che fate, no? Il secondo. Come vi state preparando? Che sensazione c'è all'interno dello spogliatoio per quanto riguarda la partita che verrà sabato? Parto io. Vai. Diciamo è un'atmosfera positiva, però questa positività, come ci ha detto il mister oggi su un messaggio sul gruppo, deve essere trasmessa in mezzo al campo. Cioè, non dobbiamo magari montarci la testa perché siamo arrivati ai playoff, quindi diciamo le partite sono facili. No, una partita secca, andiamo a affrontare una squadra forte e appunto dobbiamo stare con la testa bassa e diciamo questa positività deve essere, anche perché soprattutto se il Civitavecchia è lì vuol dire che è una squadra forte sì, anch'essa. E niente, questo. E Andrea, che volevo dire una cosa ad Andrea che mi sono scordato. Dal punto di vista, diciamo, della partita che verrà sabato, c'è anche la possibilità di andare ai rigori, perché so che fino alla semifinale non ci saranno i supplementari, ma si andrà direttamente ai rigori. Siete pronti? Guarda, ride. Siccome poi là, io ci sono passato, è veramente l'ansia poi là è tanta. Siete pronti mentalmente anche per un'eventuale lotteria? Mentalmente? No. Mentalmente non lo so. Però diciamo ogni settimana, praticamente ogni sabato, cambiano i rigoristi più o meno. Quindi sì, su quel lato magari. Le battute tu quest'anno qualche rigore? Tutti segnati? 3 su 3, perfetto. Quindi ti è capitato? Bene, perfetto. Allora tu Sasha non andrà nei primi 5. Non li dire. E sapete qualcosa riguardo il Civitavecchia? Sapete se il mister vi ha accennato qualcosa? Non siete informati? Conosciamo dal mister, però ci hanno detto da informazioni esterne, diciamo, sappiamo solo il modulo, come giocano,
che è comunque una squadra che parte subito forte nel primo tempo e che soffre le palle alle spalle dalla difesa. Bene, questo sarà speriamo che le questo podcast non lo vedrà qualcuno del Civitavecchia. Le prime informazioni. Tutta tattica. Beh, poi se è un anno che giochi così, dubito anche che in due giorni abbiano tempo modo di cambiare, certo. Però comunque sia, speriamo che i ragazzi possano sfruttare queste debacle difensive, insomma. Esatto, sì. E hai una domanda tu per questi ragazzi? No, in realtà ho due affermazioni da fare. Due affermazioni, allora, prego, siamo qui, ti ascoltiamo. Tutto, l'apro io. L'apri tu, certo. Questa è la maglia che i ragazzi hanno fatto per, diciamo, per l'occasione festeggiare. Per l'occasione dei playoff. E noi ovviamente, vabbè, dietro è Quadrana. Stemmata da Quadrana. Ovvio. Ovviamente noi ci aspettiamo che almeno per Davide, poi se ne scappa una anche per me, almeno una, quello per Davide, una maglietta. Questi ragazzi li sostiene da ben due anni. Poi, manco un braccialetto, non lo so. Questi qua, sono così irriconoscenti. Poi un'altra domanda, altre due affermazioni che volevo fare. Vi volevo chiedere se come è stato l'impatto col fatto che c'avevate avuto anche uno speaker al campo. Soprattutto per Sasha, perché Andrea comunque ce l'ha, sì, con la prima Andrea, squadra. Sì, però per Sasha, per gli altri, insomma. Beh, che è stata una te bella ne sei accorto cosa. Mentre hai segnato che ha fatto tutto il gol? Sì. È stato bello? Sì, infatti io ogni giorno rivedo il video perché... Io non ho il video, piace. Non è arrivato a me. Cioè, tu c'è il video del tuo gol? Sì, dopo. Sia del gol mio che anche della risultanza poi con Corsi e tutti gli altri. Ah, ok, dopo se riusciamo a riesco, me lo fai vedere. Noi non ci abbiamo niente. Al video si vede Marco Girardi che parte dalla panchina, che mi viene appresso e dopo mi stringe. Sì, è tutta la foto, io ho fatto la sequenza. Quindi immagino che anche questo sabato rivogliate lo speaker, insomma. Beh, o volete modificare qualcosa? Sperando che serva. Sperando che, appunto. Come ho scritto, non mi ricordo a chi l'ho scritto, a Gabriel o a Davide, che mi facciate urlare perché... Sì. Ma cambiereste qualcosa da parte nostra? Così ci modifichiamo al volo i compiti anche sabato. È stato tutto di vostro piacimento? Sì. Ci ho avuto il prepartito della prima squadra. Insomma, è stato. Mo non, vabbè, ovviamente Andrea, Davide, questi sono poi sentati perché comunque lo vivono con la prima squadra. Però voi che ancora non avete avuto il piacere di stare nella prima squadra, insomma. A me è agasato. Al riscaldamento, la musica nella casa. Quindi è una cosa che ti piace. Ottimo. Quindi anche se stavo in panchina mi casava. Infatti quando facevate l'appello, quando stavo dentro lo spogliatoio, una cosa che è successa a me, una cosa che mi casava tantissimo, è quando stavo nello spogliatoio sentivo lo speaker che annunciava le formazioni. Anche. Sentivate anche lì l'adrenalina che... Sì. Che saliva. Bene. Poi ho la terza e ultima considerazione che non riguarda voi, ma riguarda la Lega Nazionale Dilettanti. Sì. Perché per Dio, ma come si fa a avvertire i giocatori che devono giocare ieri l'hanno detto, sì, no? C'è stata l'ufficialità ieri. Giocano sabato. Come cazzo si fa? Però mi metto pure magari nei panni loro, c'hanno tante competizioni comunque a cui devono dar retta. Gioca mercoledì prossimo. Lo so, però magari poi gioca sabato prossimo. Ma no, ma noi vogliamo giocare subito. Anche non so, giocato questa cosa, per esempio. Anche voi siete giocammo di sabato alle 17. Bellissimo. Col sunset. Bello. Senti, manca lo spritz poi. Questa cosa di giocare subito, nel senso avete fatto l'ultima, invece adesso avete i playoff subito, come la state vivendo? Uno vai, a parte Andrea. Secondo me è... Nel senso, eravamo tutti carichi e stavamo tutti aspettando l'ufficialità proprio della partita, proprio perché volevamo giocare subito. Subito, diciamo, magari non cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Sì. Quindi anche tu, diciamo, sei d'accordo su questa cosa? Sì, perché comunque mantieni, diciamo, il ritmo e pure la mentalità che c'hai dopo la vittoria. Ricordatemi, facendo tutti gli scongiuri, qualora voi passate il turno, chi andate a pescare? Antica Aurelia. Vissa Aurelia, che se non sbaglio è quella che ha fatto più punti di tutto il girone. A me è arrivata questa voce. No, stava il girone A. Mi ricordo il girone, però era la peggior prima, mi pare. Ah, la peggior prima? Ok, allora ho capito male. Magnifico. Io. Magnifico. La peggior prima. Comunque ho visto più che altro che c'è una squadra top come Vigor Perconti che sta dall'altra parte del tabellone, sì. Quindi quella lì. Invece da questo lato di qua c'è il Tor di Quinto. C'è il Tor di Quinto, sì. Che comunque avete già incontrato. Vabbè, dai, comunque anche nel sorteggio non è andata proprio malissimo. Io nonostante siano comunque squadre forti, anche perché per stare lì
sono tutte squadre forti, però nel sorteggio comunque sono squadre che sia il Tour di Quinto che voi avete affrontato, quindi magari già lo conoscete. Lo sai che però forse cioè riguardo la partita, quella che fa la Ottavia, gioca allora Lodigiani, sì, forse gli è andata bene pure a loro. Infatti stavo a dire che quasi quasi sì, capitavamo, che ne so, saremmo terzi o quarti o con la Lodigiani o con l'Ottavia, comunque. Vabbè, comunque Civitavecchia è arrivato, poi chi vince, è arrivato quarto, no? È arrivato quarto, sì, sì, però magari ne so, già conoscevamo e... sì. Però magari sappiamo che Civitavecchia è alla, sì, non è nemmeno all'altezza della Lodigiani. Però magari insomma è un quarto che ha il girone nostro, sarebbe... Lo so, ma bisogna vedere adesso perché non c'ho in mente i giri il girone del Civitavecchia. Che squadre c'erano nel girone del Civitavecchia di top? La prima qual è stata, per esempio, se lo sapete? Ma controllate su Gazzetta Regionale, che è stata impiccata su tutto campo. Tutto, vabbè, comunque Tor Tre Teste, vabbè. Vabbè, Tor Tre Teste. Vediamo un po' il Civitavecchia con chi. Elite, vai. B. Vediamo B. Guarda, non ci sta, sicuramente. No, Vissa Aurelia. È la prima. È la prima, ok. Quindi. Poi? 58. E qua non ci sta. Okay. Girone A. A. E allora, vero, sicuramente è là perché sono tre. Vero. E Romulia, Igor Perconti e Nuova Tor Tre Teste. Quindi diciamo le top, sì. Calcola, il Civitavecchia è quarto con 51 punti. Due in più a voi. Sì. Vabbè, dai, comunque qualsiasi squadra sarebbe stata andata al mare. Qualsiasi squadra sarebbe stata tosta. Allora, sì, sì. Un'altra cosa che vi voglio chiedere è, abbiamo a te un'altra domanda. Però che ti voglio chiedere, te hai fatto un'intervista subito dopo la partita, c'è avuto uno share incredibile. È vero, vero, è vero, 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 vero. È stata condivisa, vista, rivista. Come mai questo? Come te la spieghi? Non lo so, forse c'hai le fans, parenti. Fans no, cioè algoritmo di Instagram particolare, inspiegabile. C'hai delle fans, c'hai delle ragazze, anche perché c'era un po' di movimento femminile sulle tribune, quindi ma oddio, non so che pensavo dire. Meglio, ti dico la verità. Vabbè, ma questi sono questi ragazzi. Vabbè, guarda, quindi... stavano per Andrea, mica per me. Oh, ogni volta sta cosa di Andrea, guarda. Vabbè, allora sabato portiamone ancora di più, perché sabato deve essere lo stadio, deve essere pieno, gremito. Ma di maschio o di femmine? Entrambi, un misto mare. Quanto basta? Un misto mare. E poi vabbè, i ragazzi sono stati poi il lunedì sono stati minacciati di condividere il reel del festeggiamento. Perché cioè, va fatto il video. È arrivata la minaccia in diretta, ha detto dovete condividere tutti. Però. Allora, io ho finito sabato, che la partita era finita alle 5. Io sono stato che ha giocato il derby. Che c'era poi il derby. Io ho finito di lavorare che erano le 8. Io sono stato pure io, dovevo concentrare il lavoro perché poi c'era il derby che mi aspettava, quindi dalle 5 alle 6 mi sono fatti due occhi così, però poi ne è balza la quindi pena. Quindi perché... immaginate sabato che giocate alle 5, quindi finisce alle 7:30. Mamma mia, se vanno bene, speriamo, il giorno ci dopo sarà il lavoro. Siamo qui con poi la prima saremo qui con la prima squadra nuovamente. Però dai, poi il video poi mi ha cercato un sacco di gente contenta. Ho fatto pure io complimenti, figurati. Strano, non sì, è stato mai bello. Tu, sì, infatti, tu che fai complimenti è raro. È allora, raro. Vuoi fare la parentesi delle giovanili o già non ce l'abbiamo? Escono domani. Dai, poi oggi uscirà anche un'intervista plus di Davide Lorenzi per quanto riguarda appunto, perché qui eravamo troppi, se no, quindi poi Davide è stato sentito. Sì, me l'ha detto che ha fatto un'intervista extra, quindi più tardi uscirà anche l'intervista del nostro Lorenzi. Le parentesi giovanili usciranno domani tutte quante le e noi partite. Diamo anche una piccola anticipazione che a maggio stiamo preparando l'evento di chiusura dell'anno. Poi ci sarà l'evento di chiusura dell'anno come lo scorso, chiamato Last Dance. L'ultima danza. Quest'anno noi cerchiamo di posticiparlo il più possibile. Grazie a questi ragazzi che più vanno avanti più posticiperà il nostro evento, quindi speriamo di farlo a giugno. Esatto, quindi speriamo. Vogliamo fare il gioco. Allora ragazzi, voi siete tu, vabbè, tu lo so, tu sei tifoso, segui non, il calcio. Sì, vabbè, seguo il calcio, però tifoso non più. Non più, cioè, che non... vuol dire? Sta cosa mi interessa, non più. No, non perché più, vabbè, prima chi ti favi prima? Allora, è tosta. Vai, vai. Prego. Allora, da piccolo della Roma. Un trauma. No, perché stavo sempre con zio romanista spiegatato, ok. Qua non abbiamo un altro.
poi basta, cioè da Roma, basta. Poi Juventus, poi aspetta, dopo Juventus stop. Poi il paese dove abito hanno organizzato, organizzano sempre gli autobus per andare a vedere le partite della Lazio. E ok, quindi laziale. Bravo. E poi minchia, basta. Però comunque sia ma ti perché ti piace proprio il pallone in generale? A me sì, io seguo tutto, pure la Premier, come il mio mister, come il mio mister. Perché ne intendono di football. Esatto, di football. Vabbè, comunque seguite in generale. Loro e Adani. Sì. Tu segui lui è no, della Juve. Seguo però. Sì, tocca, bisogna vedere dei calciatori, queste cose. Vabbè, però tanto è un quiz difficile, ve lo anticipo. Però, sotto un certo punto di vista sei anche avvantaggiato, lo sai, sotto sto gioco. Perché? Seguite per caso il famoso podcast Cronache di Spogliatoio? Sì. Ok, però tanto questo è un gioco vecchio, quindi non te lo ricorderai assolutamente. Grazie. Non te lo ricordi. Allora, oggi vi faccio, visto che comunque sia Andrea ogni tanto qualche assist lo caccia fuori quando si ricorda di passare la palla, loro. E oggi vi chiedo i 10 giocatori che hanno fatto più assist negli ultimi 5 anni in Serie A. In Serie A. Okay. Quindi ve l'ho fatto sia difficile, però ve l'ho un po' ammorbidito. Avete 5 bonus, sono 10 in totale. Potete sbagliare 5 volte. Negli ultimi 10 anni. 5. Ah, 5 anni. Quindi più stretto. Quindi un po' più stretto. 2019-2024. Bravo, Leo. Okay. Vai, partite. Vai. Eravate già abbastanza grandi da vedere. 5 volte potete sbagliare. Allora, dai, su. Milinkovic Savic c'è perché è quinto con 36 assist. Ok, quindi e uno ferma Lazio. Luis Alberto è terzo con 43 assist. Bene sono partiti forti, ragazzi. Poi Andrea, vai, se ci pensate, pensate bene, perché comunque sia alcuni non sono per niente scontati, infatti secondo me non arriveranno fino alla fine. Partiamo dalla Juventus. Vai. Sa qualcuno? Non lo so, io che ma devo tu fare? Li leggi? No, mi guardi a me, non so. Oh, dai, buttatevi, dai, ragazzi. Dai. Calhanoglu. Bravissimo, Calhanoglu è il primo con 45 assist all'attivo. Bene. Dato che ci stai. Siamo a 3. Chi? Rabiot. No, Rabiot non c'è in questa classifica, quindi un primo errore andato via. Andrea solo quelli della Juve dice. Ha fatto della Juve. Però ci possono arrivare tutti, effettivamente. No, secondo me non arriveranno a tutti, soprattutto a uno. Ah, sì, no, quello sopra o quello sotto? Quello sotto. Quello non ci arrivi mai. Mi viene dato di Dybala, però boh. Manna. Gli ultimi 5 anni, quindi Dybala, Juventus e Roma è rimasto. Confermi? Confermiamo. Bravo. Dybala è sesto con 32, con 32 assist tra Juve e Roma, ovviamente. Okay. Poi avete detto il primo, avete detto il terzo, avete detto il quinto, avete detto il settimo e basta. Tutti dispari. 1, 3, 5 e 7. Beh, mancano i pari tranne il disparo 9. Che pure Lorenzo vedo. Pellegrini. Che è, esatto, è proprio lui, il nono. 1, 3, 5, 7, 9. Con 31 assist all'attivo. Ok. Poi mancano praticamente tutti i numeri pari. 2, 4, 6, 8. Mkhitaryan. No, errore. Quindi secondo Barella. Errore. Barella, bravissimo. Quarto con 40 assist. Ve ne mancano 4, eh? Ne mancano 4, quindi 2, 6, 8 e 10. Già lo anticipo, il 10 è difficilissimo. E perché l'altro, dite? Vabbè, il secondo... a uno ci si può arrivare. No, ma... perché allora, se loro si incastrano a pensare solamente alle squadre forti, non ci arrivano. Non finirete mai. Perderete. Dovete pensare un po'. In generale, la Serie A è lunga e vasta. Primo indizio. Il problema è che la mia conoscenza è quello, Sasha Poraccio sta. c'ha il coso, il roditore. Che... Vabbè, però questi qua che sono rimasti si conoscono. Okay. Come giocatori, eh? Okay. Cioè, comunque, forse ce l'avete anche a Fantacalcio. Chi fa il Fantacalcio? Sì, sicuramente. Io lo faccio.
Tu non lo fai. Tu neanche, bene, molto bene. Molto bene. Molto bene. Vedi, sani, senza principi di gioco d'azzardo. Solo Locatelli. No, terzo errore. Locatelli. Ancora, ancora la Juve. Detto io. Allora, altro indizio della Juve, sono finiti. Ok, ok, ok. Ma c'è chi ci ha giocato. Vedi? C'è chi ci ha giocato. Sì, sì, è vero, sì. Tempi Orsono. Beh, ma beh, più di 5 anni fa. Più. Era giovane. Era sbarbatiello. Oh. Ah, chi è? Zielinski. Zielinski, bravissimo, che è terzultimo, quindi ottavo. Manca con il 2, il 4 e il 10. 31 assist. Il secondo ci potete arrivare, però. Secondo, sì, oh. Pensate a un assist man, quindi anche un ruolo dell'assist man, insomma. Questa classifica mi sorprende molto Barella, che non si ne mancano, mancano il secondo, mancano il settimo, no, manca, scusa, il sesto e il decimo. Tre errori abbiamo fatto. Sì. Hai fatto tre errori, ne potete sbagliare due volte. 2, 6, 10, no? Manca. Mancano 2, 6 e 10. Ok, perfetto. Dybala l'hanno detto, giusto? Sì, sì, sì. Sì, l'hanno detto. È stato uno dei primi che hanno detto, in realtà. Allora, facciamo un altro piccolo indizio. Uno abbiamo detto, già abbiamo detto, ha giocato nella Juve. Uno si sta per ritirare. Che è quello che tra un po' si ritirerà. E un altro, però questo indizio è abbastanza facile. Un altro viene sempre accostato alla Juve. Io più di così, raga. Mette in bocca. Viene sempre accostata la Juve ogni estate. Ogni finestra di mercato. Ogni finestra d'inverno. Ogni tanto ce lo schiaffano. E non è, quindi non è in un top club. Esatto. Diciamo è un club un po' più questa medio. Forse Andrea. Per forza. Ci può arrivare. Juventino. Ma lui va solo a vedere la partita. Ma lì per vedere l'ambiente. Lui entra e dice: che bella architettura l'Allianz Stadium. Allora, si chiama ancora Allianz Stadium? Sì, Allianz. Ripeti un attimo gli indizi, per favore. Allora, uno ha giocato nella Juve tanti anni fa. Tanti anni fa. E in questo momento è quasi verso la fine della carriera. E un altro viene sempre accostato alla Juve in ogni finestra di mercato, mentre l'ultimo che indizio le do all'ultimo? L'ultimo è molto difficile perché non gioca in un top club e non è di solito un ruolo fare assist, perché comunque media classifica? Sì, l'ultimo media classifica. Mentre quello che ha giocato tanti anni fa alla Juve in questo momento è in zona retrocessione. E anche quello che viene accostato alla Juve. Dai, oh, io più di così, regà, no. Quello che viene accostato alla Juve non fa parte di un top. No. Ma sicuramente ce l'avete non ci state pensando, perché se vi viene in mente lo direste subito, perché è impossibile. Buttatevi, anche perché non possiamo arrivare a un'ora e mezza di podcast. Dispiace per chi ci sta vedendo. Dispiace per chi è una ci scena raccapricciante, orribile. Allora, uno ha giocato da certo in nazionale. Famo così. Allora, uno ha giocato in nazionale. A me era di Castrovilli. Castrovilli, no, errore, quarto errore. Quindi ci avete un ultimo errore. Due hanno giocato sicuramente in nazionale. Due hanno giocato in nazionale. In italiana, ovviamente. Gli azzurri. In questo ultimissimo. Come difensore? Io ho detto difensore. No, ha detto. L'ultimissimo aiuto per il secondo in classifica è attualmente infortunato. Per un grave infortunio. Pensa io con Berardi. Pensa io con il suo nome, ci voglio chiamare un cane. Mimmo. Quindi. Quindi vi è rimasto posizione numero 6 e 10 con un errore di l'hai viste? Non l'ho viste, non ci vedo. Sesto non credono.
Il sesto, ho detto, è quello là che ha giocato nella Juve, è passato da tanti anni, adesso in zona, ha girato adesso in zona retrocessione. Però all'Inter ha giocato. Ha giocato anche all'Inter. Ha giocato all'Inter, ha giocato alla Lazio. Mo sta alla alla subordinata. Ha giocato all'Inter, alla Lazio. Al Cesena. Cesena, porca Madonna, che ha ritirato. Cesena intanto in Serie C. Cesena Serie C, salutiamo gli amici di Cesena. Di Cesena. Se l'Emilia Romagna. Dai, buttatele su, avete rotto i coglioni. Dai. Dai, spara. Così ne sbaglio un'altra e te le dico. Ma io ce l'avevo un nome. Vai. E che è costato, cioè, c'è l'ultimo errore, devo giocare l'ultimo errore. Dai. No, però non fa parte di un top. No, questo qua non fa parte del top. Questo qui squadra. È in zona di retrocessione. No, però quello che c'ho io fa parte del top. Allora no. Però un altro indizio che ti possiamo dare. Allora, più te ditte che è là con l'età. Ti abbiamo detto tutte le squadre dove ha giocato. Vabbè, io devo dire la conoscenza di questi ragazzi. No, del questi non conosco. Ho sopravvalutato la conoscenza calcistica di questi ragazzi. Sono bravi, sono forti, ma sono ignoranti. Mamma come, mia, le capre, come le capre. Allora, ancora allora. Oh, vabbè, devo pensare. Oh, spara l'ultima. Dai, spara l'ultima, così è l'ultimo errore. Mamma mia, sarò il tuo professore. Ha giocato con la Juve, ha giocato con la Lazio, ha giocato con l'Inter, ha giocato col Cesena. Stanzona retrocessione. È vecchio. Ha giocato con la Juve. Con la Lazio. Con l'Inter. Il passaggio com'è? Juve, Lazio, Inter. No, il passaggio è mio manco morico. Il passaggio dovrebbe essere Juve, Cesena, Lazio, Inter. E quest'ultima, che non te posso dire, se vuoi dire, se te dico pure che sta in zona retrocessione. Quest'ultima sta in zona di retrocessione. Lazio Inter. Lazio Inter sono stati tanti dei passaggi, però in zona retrocessione t'ho fatto la carriera, ha giocato pure in nazionale. C'è stato. Oddio. Glielo posso suggerire. Ah, c'è. No, ma che so di. Te lo lascio, Cesena. Faccio finta di non aver sentito. No, perché ho detto Acerbi. No, non è Acerbi. Non te lo do come. No, perché non. Vabbè, so, ma Cesena c'è giocato probabilmente. Tu che anno sei? 2005. Non era 2005, no. C'aveva aveva da 3 anni lui quando stava nel Cesena. Non lo so. Vabbè, vedete. Oh, cazzo. No, anzi, ti spara a nome, oh. Uno. Dine uno, poi ne spari un altro, così ed è finito. Dai. No, era l'ultimo errore questo. No, c'hanno un errore ancora. L'ultimo. Se spara questo ha sbagliato. Ah, hanno sbagliato, è finito. Vabbè. Dai. Dai su. Dai, tanto ci arrivate, ci arrivate. Strano. Sono 30 minuti, sono 10 minuti che stiamo facendo questo gioco, dovrò tagliare buona parte del discorso. Tagli i tempi morti. Cioè. Vai, a 3. 1 2 3. Non so che di giocatore. A me pensavo, darsi pure che mo l'ha svolto. Mi dovevano allenare, cazzo. È vero. È 58, eh? Allora, ti ripeto, Cesena, Lazio. Inter. No, Cesena, Juve, Lazio, Inter e quest'ultima squadra zona retrocessione, lui comunque c'ha un'età, ha giocato anche in nazionale. Dimmi le squadre, dai, facciamo, dimmi le squadre che stanno a retrocede, dai. La Salernitana. Andiamo se ne ha rinfrescato. Dai. Chi gioca la Salernitana? Dai, chi gioca la Salernitana? Dai. Fammi la lista dei giocatori. Candrea. Oh, no. Santo Dio. Candrea è addirittura sesto con 34. E ma dobbiamo l'ultimo. No, basta. No, l'ultimo, guarda, ti faccio l'ultimo indizio, l'ultimo è un attaccante. Di solito stranissimo che sia questa classifica perché non me l'aspettavo. È un attaccante che in questo momento gioca in una squadra di metà classifica. Ok, mi devi dare il nome. C'ha un allenatore che è un coglione. Sono tanti dei coglioni. Ti devo dire la carriera pure di questo? È lunga. Napoli in Italia, perché non è italiano. Ah, ok. Napoli, Udinese e Atalanta. Udinese e Atalanta. Napoli, Udinese e Atalanta. E quest'ultima. Quest'ultima c'è stata da questo anno, eh? Napoli, Udinese. È fresco di scambio. È fresco, lui doveva andare. Ti do un altro indizio, lui doveva andare alla Roma. Invece non c'è andato.
hanno preso Lukaku. Per prendere ovviamente Lukaku. È un attaccante. È un attaccante. Ok. Napoli, Udinese, Atalanta. Chi ci ha giocato una vita all'Atalanta? Bravo, pensa a un attaccante all'Atalanta. Chi ci ha giocato una vita? Che cazzo? Dico un attaccante all'Atalanta. Ricordami un attaccante all'Atalanta? Adesso, di adesso. Che è andato via quest'anno? Zapata. Ringraziando Dio è finito questo gioco. Sei a Sabaturnia. Andrea non ha detto nessuno, ma ha detto l'ultimo. No, ma lui l'ha fatto finire. Zapata ha detto con una tale delicatezza che Zapata ci ha chiuso così. I ragazzi lo hanno perso, però i ragazzi sono di scarsi. Scarsi. Bisogna cambiare gioco quando se c'era Gregori si giocava pure le schedine qua davanti a noi. Bene, fatto questo gioco infinito e allora vai, andiamo a ricordare gli appuntamenti di sabato alle ore 17 con loro, con i ragazzi della Juniores Elite, con la Civitavecchia, contro la Civitavecchia, una gara dei playoff. Gara diretta, ottavi di finale di playoff, quindi gara secca, chi vince va chi ai quarti, esce. E niente, quindi vi aspettiamo qui al campo. Dopodiché domenica mattina si torna la penultima partita in casa della prima squadra. Viva Dio, viva. E niente, ci troveremo qui contro il Procalcio Tor Sapienza alle ore 11, come sempre, biglietti in vendita, li trovate, quindi mi auguro massima affluenza sia nella partita della Juniores sia nella prima squadra. Non è però soprattutto sabato, insomma, sarebbe veramente splendido, diciamo che è più importante, vedere uno stadio pieno ancora di più di come è stato sabato scorso, anche perché comunque è un orario comodo, comunque alle 5 poi di sabato andate a, penso cena, che... andate a cena, andate a fare aperitivo, questi si andranno a ubriacare, speriamo. Andrea no, perché noi con loro, giocare. Io non bevo, lui non beve, tutti bravi. Mamma ragazzi mia. Il calcio non seguono, non bevono, speriamo no. Speriamo gli piaccia il sesso opposto e... No, però questa cosa è un po'... Quello che hai detto ora potrebbe creare delle nel senso chi piace il movimento pelvico, il movimento, esatto, è bravissimo. E vabbè, allora ci vediamo alla prossima puntata per commentare questi ragazzi, sperando di trovarne alcuni più preparati sul mondo del calcio. Sì, speriamo di cambiare loro mai più su questo gioco. E anche la prima squadra. Ci vediamo sabato e domenica e alla puntata prossima di Tribuna Rossonera. Yes. Ciao.